Ciao ragazzi, eccoci arrivati al momento dei promossi e bocciati del periodo. Allora, stavolta sono 6 invece che 5, ne ho promossi e bocciati 6. Cominciamo dalla Sobio. Sono due prodotti di Sobio questo mese di cui vi voglio parlare. Uno è lo struccante all'olio di argan anti-age precious Argan prezioso, credo che si dica. Parliamo in italiano e non in francese, io non so una parola di francese, proprio zero. Lo capisco abbastanza bene, ma non c'è proprio parlare, lasciamo perdere. Olio struccante anti-age. Questo struccante ha la testura in gel, si trasforma in un olio delicato, bla bla bla, pregiato, bla bla bla. Allora, è viso e occhi. Io adoro questo genere di struccante. Mi piacciono tantissimo gli struccanti in oleosi, insomma. E mi piacciono soprattutto per levare il mascara perché comunque struccano benissimo. Solitamente sono quelli che struccano meglio, ovviamente, essendo, cioè, l'acqua micellare strucca un pochino meno, diciamo, dell'olio rispetto all'olio. Anche se poi ve ne parlerò più avanti, ma l'acqua micellare che sto usando adesso, quella ai frutti rossi di Biofficina Toscana, è una bomba. Però torniamo a noi. L'ho preso perché appunto l'ho visto al supermercato e li ho presi da Carrefour tutti e due. L'ho visto al supermercato e ho detto bah, prendiamolo perché avevo quasi finito il mio struccante in olio e quindi insomma l'ho voluto provare. Strucca da Dio, porta via il mascara, porta via qualsiasi cosa. L'unica cosa, cioè per il viso è perfetto, per gli occhi ragazzi, se vi entra negli occhi e vi è, cioè io ho provato in tutti i modi, ho provato con le dita come facevo tipo con Non ti scordare di me. Questa maglia è storta, non la posso, ved non posso vederlo. Il collo così storto, mettiamola così. Allora, parentesi maglia. Il Non ti scordare di me di Lush, io lo usavo con le mani, praticamente lo scioglievo tra le mani e lo andavo a passare sugli occhi e quello non brucia per niente. Questo usato in quel modo, ragazze, vi entra sempre, sempre assolutamente negli occhi e brucia da paura, ma brucia veramente da paura. Allora ho letto qua dietro e c'è scritto sugli occhi di applicarlo prima su un batuffolo di cotone e poi di passarci il cotone. Uguale, cioè a parte che col cotone strucca meno perché il cotone ne beve parecchio essendo così oleoso e poi cioè negli occhi ci finisce lo stesso e brucia, ma brucia, voi non avete idea di quanto brucia. Mi dispiace un sacco perché mi piaceva tantissimo come struccante. Io cioè una volta o due sono riuscita proprio a non andando proprio con calma, ma bisogna stare iper attenti perché comunque un pochino negli occhi ci finisce sempre. E ragazzi, cioè, non avete idea di che fastidio che dà. Io non ho neanche gli occhi particolarmente sensibili, ma questo, ragazzi, cioè, non c'è via di scampo, brucia, brucia tantissimo. E quindi, boh, cioè, l'ho usato pochissimo perché alla fine, cioè, l'ho usato perché comunque un po' l'ho utilizzato, ma dopo tipo un paio, una settimanetta, 10 giorni così, ho smesso perché, cioè, veramente era terribile. Lo voglio finire però perché mi piace, lo utilizzerò sul viso, insomma, ora guarderò. Lo voglio finire perché, ripeto, come olio struccante mi piacerebbe anche un sacco. Ha anche una buonissima profumazione, però caspita, cioè quel difetto è enorme, cioè una cosa che vi va negli occhi e che brucia, cioè dovrebbero scrivere struccante viso, non struccante viso e occhi è un paio di ciuffoli, gli occhi cioè ve li dilania e quindi va bene. Quello è un nì, mi piace lo struccante ma non mi piace per l'effetto che dà sugli occhi, insomma di bruciore. Un'altra cosa di Sobio che sto utilizzando da circa un mesetto e quindi insomma ve ne posso parlare con sicurezza è questa crema all'aloe vera. Allora, questa è una crema idratante. Allora, qua c'è il fogliettino in italiano, qua invece è scritto tutto in francese. Comunque, è una crema idratante all'aloe vera. È molto molto liquida, nel senso che ora ve la faccio vedere. Vedete, è proprio molto molto morbida, lo vedete com'è liquidina. È molto liquida, però profuma tantissimo, molto buona, molto liquida ma molto idratante. E solitamente le creme molto ricche sono anche molto corpose. Questa, nonostante sia così liquidina, è veramente molto idratante. Io mi sveglio, la metto soltanto la sera. E nonostante qui ci sia scritto credo da giorno, ma io la metto la sera e mi sveglio sempre con la pelle morbida, con la pelle riposata, mi piace tantissimo. E sicuramente la ricomprerò perché veramente mi sto trovando bene, è stata veramente un'ottima scoperta. L'ho presa per provarla e mi piace veramente un sacco, quindi insomma io questa ve la consiglio. Ripeto, qua c'è scritto che è una crema da giorno, io la uso da notte, non mi è ancora successo niente. Perché comunque
Vi volevo dire se era per tutti i tipi di pelle, ma vattela a pesca perché, boh, il francese è una lingua a me, ripeto, sconosciuta. Comunque io ho la pelle normale, quindi né grassa né secca né niente e per me va benissimo. Andiamo avanti, un altro prodotto promosso, assolutamente promosso, l'ho messo al contrario, è il mio Blush Garden di Neve Cosmetics. Io ho preso Monday, ve l'avevo fatto vedere nel Mi Preparo con voi che vi lascio qua, tutto dedicato a Neve Cosmetics. Ho fatto tipo un video chiacchiericcio dove mi preparavo con tutti i prodotti di Neve Cosmetics. Questa è la colorazione, lo sapete che la giarrettina è scolpita a rosellina, è carinissima. Hanno un profumo super buono. E questa è la colorazione. Allora, se lo prelevate col dito e lo swatchate, è super pigmentato. Io lo prelevo con il pennello, lo sfumo e dà un effetto super super naturale. Cioè, lo potete anche stratificare 2 o 3 volte perché comunque non vi verrà mai la macchia in questo modo. A me piacciono. Allora, io direi che è tipo un cream to powder. Io, cioè, non ho letto sul sito, ve lo dicevo anche nel video. Non ho letto sul sito, ma a vederlo così è proprio l'effetto, sembra un cream to powder, tipo il nascondino. Io penso che la formulazione sia tipo quella. Vedete che poi si sfuma, guardate, si sfuma e l'effetto è naturalissimo. È veramente fantastico. E poi avete visto, l'ho applicato, ho aspettato un po' e l'ho sfumato dopo, non è che... Però poi quando si fissano, ragazzi, vi durano tutto il giorno. Io non mi ricordo se ve l'ho detto, ho preso Monday e non credo ne comprerò altri, insomma, mi piace questo, mi trovo bene con questo. Alla fine comunque tra di loro alcuni colori sono anche simili, quindi non ho la necessità di averli tutti, insomma, quello mi piace, terrò quello. Però uno prendetelo perché io, cioè, secondo me meritano, insomma, sono dei bei blush e poi ripeto, durano tutto il giorno, cioè voi ve li mettete e poi ve li ristruccate dopo ore e ore e ore la sera e sono sempre lì immobili. Un altro prodotto che promuovo a pieni voti è la Brow Divine di Nabla, la matita per le sopracciglia. Io non sono una strafissata con le scatoline, anche se dopo vedrete un'altra scatolina. Ah, vabbè, anche questa. Le tengo solitamente perché quando vi faccio vedere i prodotti, se sono scatoline non ingombranti, mi piace farveli vedere, insomma, come si presentano con la scatolina. E quindi, insomma, quando... Si è interrotta la registrazione così, cose a caso, e vi stavo dicendo che insomma questa è la mia Brow Divine. Io ce l'ho nella colorazione più scura che è la Uranus ed è questa microscopica slimmissima matitina. Da una parte no, ovviamente, da una parte c'è il pennellino per pettinare le sopracciglia, dall'altra parte c'è la mina, è di quelle che si, cioè, insomma, che esce girando la matita. Mi piace perché questa matita è super super dura, guardate. Vedete? Che tratti piccoli che fa, perché la matita è, la mina è durissima e mi piace molto molto di più rispetto a quelle matite super morbide perché vi permette di essere molto più precise, non sbava e niente di niente. Io poi la vado a fissare con il gel di Kiko e lei sta lì tutto il giorno. Io ho anche la Manga Brows. Questa non è nella colorazione più scura. E tra l'altro mi ci vorrebbe un pochino più scuretta. Ma quando io ho preso questa, le colorazioni più scure non erano... Oggi mi si intreccia la lingua. Non erano ancora uscite. Quindi insomma vabbè, ho questa che non mi ricordo che colore sia. Ragazzi, non me lo ricordo. Vabbè, a parte... È quell'arancio, insomma, lo vedete da qua. Anche questa con il pennellino, dall'altra parte c'è la matita che si appunta, però guardate la differenza. Cioè, questa, vedete? Che tratto morbido. Cioè, questa è molto molto morbida, non che non mi piaccia, ma da quando ho preso la matita dei Nabla, ragazze, un mondo a parte. Questa è troppo troppo morbida, anche se gli fate la punta perfettamente a punta, rimane sempre troppo morbida e rischiate di sbavare, insomma, eccetera. Invece la Brow Divine, ragazze, è fantastica, veramente tra le due. Io vi consiglio assolutamente quella di Nabla. Non che vi sconsiglio questa di Neve Cosmetics, ma quella di Nabla vi permette di fare dei segni molto molto più precisi. Vi permette anche, se avete, io ho le sopracciglia pienissime, ma se avete le sopracciglia rade, vi permette anche di fare dei tratti sottili e di disegnarle una per una. Quella di Neve Cosmetics, insomma, è un pochino più difficile da gestire.
Torniamo a Nabla, torniamo a noi, un altro preferitissimo del periodo, ma veramente mi piace tantissimo ed è un po' che ce l'ho da quando è uscito, però in questo periodo lo sto usando tantissimo, è un'altra scatolina, un Diva Crime e sto parlando di Balkis. Me l'avete visto di sicuro in parecchi video ultimamente, magari ve ne metto uno qua. Perché lo sto usando tantissimo. Questa è la confezione, carinissima, cioè microscopica. Vi faccio vedere che ne so, un rossetto della MAC. Questa è la differenza, guardate, insomma, è piccolissimo. Hanno gli stessi ml, anzi, credo che questo ne abbia 4,2 e questo 4, e quindi, insomma, alla fine ce n'è anche di più. È solo la confezione che è piccoletta. Questo è il colore bellissimo che mi piace tantissimo. Non è quello che indosso oggi, quello che indosso oggi è Velvet Teddy, di cui poi parleremo. Questo è Balkis, dove ve lo faccio vedere? Questo è Balkis. Su alcune ragazze è più marrone, su altre ragazze è più nude, insomma quello a seconda del vostro colore di pelle. A me piace tantissimo, cioè è proprio il mio rossetto preferito del momento, mi piace veramente tantissimissimissimo. E quindi insomma, poi lo sapete, i rossetti di Nabla sono super confortevoli, vi durano un sacco di tempo, vi li mettete e non li sentite più, cioè sono fantastici. Lì per lì restano leggermente più... Cioè, voi li dovete mettere, aspettare tipo 15-20 secondi, poi loro si fissano e non si muovono più, nel senso, allora, se io mangio mi vanno via, ma insomma, io, cioè, veramente non mi durerebbe neanche un pennarello indelebile, ve lo dico sempre. Però comunque si fissano e non tirano, non si diventano velvet, ma senza tirarvi le labbra, insomma, senza farvi quelle crepe brutte che vi fanno i rossetti matte. Questi sono fantastici, super confortevoli, ragazzi, cioè, sono una bomba assoluta. E quindi insomma io ve li consiglio. Tra l'altro io ne ho 9. Se vi interessa vedere un video in cui ve li mostro tutti e 9, fatemelo sapere, me lo scrivete qua sotto e io ve lo faccio volentieri, insomma, ve li mostro volentieri. Un altro rossetto che mi piace tantissimo, che in questo periodo praticamente lo tengo sempre in borsa perché è il mio rossetto passepartout, quello che quando sono fuori e magari mi dimentico di mettere il rossetto, metto questo, è il Matte Sublime o Sublime, insomma, chiamiamolo come vogliamo, di lipstick di Wycon nella colorazione mandorla. Voi direte, vabbè, tutti uguali? Perché anche questo io ve lo metto accanto a Balkis, però vedrete la differenza. Comunque, vedete, sono completamente diversi. Balkis è molto molto più scuro, vedete? È molto più marrone. Questo qua è è più nude. È un nude sempre marroncino, ma molto più chiaro e mi piace tantissimo anche questo matte. Matte, ma non di quei matte pesanti, cioè a me i matte troppo matte, quelli che vi fanno le labbra finte, non mi piacciono. Questo invece, insomma, è una via di mezzo tra un velvet e un matte, insomma, a me piace tantissimo. Sono a lunga tenuta, ripeto, io vi dico la formula perché su di me non dura niente, quindi insomma, comunque la formulazione è a lunga tenuta. Sono anche quelli confortevoli perché non vi seccano, non li sentite, insomma, piacevolissimi. E io ho qua altri due rossetti di MAC perché ve li voglio far vedere, visto che vi faccio vedere sia Balkis che il Mandorla, vi voglio far vedere anche Mer e Velvet Teddy. Velvet Teddy è quello che ho io su oggi. E siccome sono tutti molto simili, vediamo insomma se si somigliano oppure no. Li metto. Se ve li metto sul braccio, sì, ve li metto sul braccio. Allora, qua ci mettiamo Balkis, eccolo qua. Balkis, poi Mandorla, questo è più difficile perché è incavato, però vabbè. Questo è Mandorla di Wycon. Poi ci mettiamo Velvet Teddy della MAC, insomma, come volete. Qua Velvet Teddy. Vedete quanto è simile Velvet Teddy a Mandorla? Eh sì, molto molto simile, guardate un po'. Cavoli, vedi? Allora, Mandorla io direi che è leggermente più aranciato, però molto molto simili sicuramente sulle labbra, saranno super super simili. Non mi piacciono a me questi colori, eh. E questo è Mer, il mio amatissimo Mer. Mettiamo un po' se riesco a... E questo è Mer. Tutti e quattro matte. Allora, vedete, allora Mer non è per niente simile a Balkis, potrebbero sembrare, ma Balkis è sempre quello più scuro. Però vedete, comunque sono rossetti che nella tipologia si somigliano moltissimo e si sì, sono un po' monotona. Io vado da questi nude bellissimi che io amo a come si chiamano?
gli scuri. Insomma, se volete, ci mettiamo, visto che ci siamo anche accanto, ombre rosa. Aspettate che lo vado a prendere. Allora, vediamo un po'. Ombre rose, io le ho tutte nelle scatoline, ve l'ho già detto, perché siccome l'ho messo sopra, faccio prima quando ne ho 9, sarebbe difficile dover riaprire tutti e 9 ogni volta. Questo è ombre rose, altro molto simile. Vediamo un po', non ci stanno più. Ombre rose è un pochino più rosato rispetto agli altri, vedete? Anche se è molto molto simile a mere, però sempre più rosato. E poi ho portato anche, dov'è? Ho portato anche Paloma, che mi sembrava un colore simile, però mi sa che è più chiaro. Sì, Paloma è decisamente, decisamente più chiaro, ma ormai l'ho preso. Ah, beh, sì, Paloma, vedete, è proprio completamente diverso. Quindi Paloma non c'entra niente, però gli altri, vedete, sono molto, molto simili, guardate. Aspettate che ve li avvicino. Togliamolo l'autofocus. Guardate. Vedete? Comunque sono molto molto simili. Abbiamo detto che questo era Balkis, Mandorla di Wycon, poi questo è Velvet Teddy, questo era, non me lo ricordo. Ah sì, Mer, e questo è Ombre Rose, vedete? Sono tutti molto simili tra loro, ma insomma io direi che a Balkis non ci somiglia nessuno, eh? Ecco qua. E niente, visto abbiamo anche improvvisato una prova di dupe. E spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se appunto volete vedere i miei rossetti di Nabla, che ve l'ho detto ne ho 9, magari ve li faccio vedere sia sbocciati che sulle labbra, eccetera, eccetera. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze, non ne potrete più, lo so, ma ho fatto un altro minione, ve lo volevo mostrare. L'ho fatto dal sito Bioalchemilla, vi lascio il link qua sotto, un sito super affidabile che impacchetta alla perfezione. Io li adoro perché impacchettano, cioè proprio tutto bello stretto, compatto, bello incellofanato. Ci ho messo un sacco ad aprire le cose, ma non si rompe mai niente, ma andate sicure che non si rompe veramente niente. Spediscono in un lampo, io ho approfittato di una promozione.